Musica. Tutto delle nuove cuffie Holy High modello G4. Eccole qui in questo cofanetto veramente molto bello, ben realizzato, soft touch, quindi una plastica gommata estremamente piacevole al tatto. Una volta aperte, eccole qua, ho cambiato i gommini di protezione perché nella confezione di vendita troviamo anche un paio di adattatori color giallo fluo, questo per farvi vedere un po' le cuffie come si presentano. Vanno in Bluetooth 5.0 con il vostro smartphone e si appaiono subito. Una volta sincronizzate la prima volta, basterà per le volte successive aprire il cofanetto, tirarle fuori e queste si appaieranno, ovviamente col Bluetooth acceso del vostro dispositivo, si appaieranno in pochissimo tempo, si parla di un secondo e mezzo. Cuffia color giallo fluo, cuffia color nero, quindi a voi capire quale colore vi piace di più. Esistono anche nella confezione di vendita dei gommini che vanno a sostituire l'ingresso del vostro orecchio, quindi tappini di ricambio di dimensioni diverse. Ovviamente non manca il cavetto di ricarica che piacevolmente è un tipo C, USB tipo C e manualistica, oltre a contenere il case. Un case, eccolo qui, molto bello, molto magari anche ingombrante, con la porta di tipo C e quattro leddini di notifica. Quattro leddini che si illuminano quando il case è sottocorrente e vi farà capire quanta carica c'è. Una carica da 800 mAh, i singoli auricolari hanno una batteria da 60 mAh. Durano un casino, dichiarate 6 ore, fino a 6 ore, ma non vi dureranno mai 6 ore, siamo sulle 4 ore e mezzo, 5, non di più, ma è un gran numero per essere auricolari così piccoli, in ear, e soprattutto sono gli auricolari che tengono meglio agganciati al vostro orecchio. In sostanza, questi auricolari li utilizzerete per l'attività fisica, per correre, per muovervi, ma vi do anche un piccolo trucco: la sera, comodamente nel letto, senza stare a preoccuparsi di perderli, potete stare appoggiati al cuscino, anche un po' storti, a guardarvi i vostri video, a sentirvi la vostra musica, questi non cadranno mai, hanno una tenuta veramente pazzesca. Non sono nemmeno ingombranti, guardate, non sporgono praticamente di niente dal mio orecchio e non hanno il touch, udite udite, hanno un pulsante fisico e quindi ecco i comandi da eseguire: un tocco destro sinistro, vado in pausa, doppio tocco, cambio la traccia avanti o indietro, triplo tocco, attivo Siri oppure Google Assistant a seconda se state usando un iPhone o un dispositivo Android. E il volume? Sì, c'è anche il volume, perché basterà tenere premuto l'auricolare destro, alzerò il volume, tengo premuto il sinistro, abbasserò il volume, quindi pieno comando direttamente dall'auricolare senza stare ad usare il vostro telefono. E allora la resa com'è? La resa musicale mi è piaciuta, il volume è bello alto, anche i bassi ci sono, quindi promossi, sì, un bel 7 per quanto riguarda l'ascolto delle canzoni se lo prendono. Anche per la chiamata, piacevole sorpresa, la conversazione è buona, ci sentono bene, senza stacchi, senza brusii sottofondo, quindi ottimo. Hanno anche la cancellazione del rumore, un filtrino che va a cancellare i rumori ambientali esterni, vi permetterà di telefonare meglio, di avere meno disturbi durante la conversazione. Oltretutto, essendo pensate per gli sportivi, hanno una certificazione IPX di 7° livello, quindi resistono fino a un metro di profondità in acqua per 30 minuti, quindi un'ottima performance. Quindi se state all'aperto, vi dovete fare la doccia oppure siete beccate la pioggia mentre state correndo, queste non si rovineranno. L'unica cosa che ingombra, ragazzi, è il case. Sì, non è proprio piccolissimo, ma abbiamo tanta batteria qua per poter ricaricare gli auricolari, ma gli auricolari sono veramente piccoli, tascabili, e se non vi dovessero piacere gli auricolari attaccati così come lo state vedendo in questo video, basterà semplicemente rimuovere questo gommino e vi ritroverete degli auricolari piccoli con questo leddino di notifica che va un po' a significare lo stato della
connessione e lo potrete semplicemente infilare al lobo del vostro orecchio, invisibili, praticamente tascabili, piccoli e leggeri. Tutto questo ha un costo su Amazon di 36 euro, quindi brava Holyhike che ha sfornato dei ottimi prodotti ad un prezzo contenuto. Perché sceglierli sostanzialmente? Punto fondamentale, la stabilità al vostro orecchio, e questo vi servirà veramente tanto. Quindi allenamento e comodità la sera nel vostro letto, oppure anche in bagno, se ne avete bisogno, questi staranno saldi al vostro orecchio. Altro punto per farveli scegliere sono i pulsanti, piena compatibilità, pieno accesso ai comandi, dal volume al cambio traccia all'attivazione dell'assistente vocale, con un pulsante fisico, quindi sarà da schiacciare, quindi maggior precisione del comando, a volte il touch, non avete bene la sensazione di aver premuto e ad aver dato il giusto impulso. Voto finale per questi Holyhike G4, un bel 7.5 nel complesso. Personalmente non mi fanno impazzire, non hanno quel design bello da farmi fare wow, che auricolari bellissimi, li devo comprare assolutamente, ma sono auricolari funzionali, un casino di batteria a disposizione per farveli durare tanto tanto tempo, e un buon, anzi un ottimo grip che vi permetterà di usarli in qualsiasi condizione di movimento. Capire se questi fanno al caso vostro o meno, vi consiglio anche di guardare un po' tutta la playlist musicale. Ho fatto una quantità di recensioni sugli auricolari True Wireless bestiale, quindi la trovate qua sotto in descrizione, magari troverete lì il giusto auricolare per il vostro utilizzo. Noi ci sentiamo presto al prossimo video. Se vi è piaciuto stare in mia compagnia, lasciate un bel like qua sotto al rettangolo. Ciao!